Videoricetta della torta di ricotta. Che cosa occorre? Per la base 100 g di farina, 100 g di fecola di patate, 100 g di zucchero, 100 g di burro, un uovo e un pizzico di cannella. Per il ripieno 50 ml di latte, 200 g di crema pasticcera, un'arancia e un limone, 300 g di ricotta vaccina, 150 g di zucchero e un tuorlo. Per la base della torta mettere nel mixer la farina con la fecola, lo zucchero, il sale, il burro e l'uovo. Frullare fino ad ottenere un composto a briciole. Trasferire l'impasto sul piano di lavoro, lavorarlo per formare un panetto e farlo riposare per mezz'ora circa in frigorifero avvolto nella pellicola da cucina. Per il ripieno, frullare nel mixer la ricotta con lo zucchero e il latte. A questa crema unire l'uovo, la crema pasticcera e la scorza grattugiata degli agrumi. Frullare nuovamente per ottenere una crema liscia e omogenea. Stendere il panetto preparato in una sfoglia abbastanza sottile e con questa rivestire una tortiera del diametro di 24 cm ben imburrata e infarinata. Versare nella teglia la crema di ricotta aromatizzata, livellandola con una spatola. Stendere infine l'impasto rimasto e ritagliare tante striscioline con cui decorare la superficie della torta. Cuocere la torta di ricotta in forno preriscaldato a 180 gradi per circa un'ora.